Partono i PUC a Civitavecchia, i progetti utili alla comunità. La proposta, presentata dal presidente CSP Fabrizio Lungarini, coinvolgerà 49 percettori del reddito di cittadinanza, dei 62 selezionati dagli assistenti sociali, che hanno svolto un percorso formativo di 3 giorni offerto da Umana ed è rivolto ad un inserimento lavorativo che li condurrà verso un percorso di autonomia. 49 persone che diciamo, hanno seguito un percorso formativo che a loro consente di avere l'ingresso nel mondo del lavoro e iniziano questo percorso di 6 mesi all'interno della nostra azienda, affiancando i nostri operatori e quindi mettendo a frutto le loro capacità e sviluppando una capacità lavorativa che evidentemente per il fatto che percepiscono il reddito non hanno ancora acquisito. Noi li impiegheremo nei nostri vari servizi, a partire dalla raccolta differenziata per passare ai cimiteri, per passare anche dal punto di informazione turistica, ovvero dai bagni della Ficoncella, nella pulizia dei parcheggi, per il servizio dei ristoranti, insomma spazieranno in tutti i servizi che abbiamo. La prima fase durerà 6 mesi e contiamo di coinvolgere poi altre persone in modo da poter dare una speranza di un percorso lavorativo concreto, grazie naturalmente all'ausilio dei servizi sociali che ha intuito in questa opportunità la possibilità di fare assistenza formando delle persone per potergli dare delle opportunità di lavoro concreto. 10 progetti sono stati presentati dalla partecipata CSP, molto utili per la collettività perché prevedono la collaborazione di percettori del reddito di cittadinanza del nostro comune a supporto di attività molto importanti appunto che svolge già CSP. Dal mese di settembre e ottobre abbiamo dei dati che riguardano circa 3.000 percettori del reddito di cittadinanza nel nostro territorio e circa 500 sono presi in carico dei nostri servizi sociali, questo proprio a documentare quanto ancora il percorso di fragilità sia lungo, quante persone ancora hanno necessità di trovare la giusta allocazione e noi come istituzione e io come assessore ho la necessità di porre le condizioni affinché queste persone riescano attraverso percorsi formativi ma anche opportunità lavorative a trovare la giusta strada per diventare autonomi.